campionato di Serie A. È tornato di scena ieri con diverse partite interessanti che hanno visto le big fare bottino pieno. Il Napoli si è liberato agevolmente del Torino, 3-1, la Roma ha espugnato il San Siro nerazzurro, 1-2, mentre il Diavolo ha vinto la trasferta di Empoli per 3-1. La Juventus è chiamata a rispondere con un successo per non allontanarsi ulteriormente dalla vetta. Alla vecchia signora servono fondamentalmente tre acquisti per colmare tre lacune importanti evidenziate in questo inizio di stagione. Un terzino sinistro, un centrale mancino e un esterno che possa dare maggiore imprevedibilità all'attacco bianconero. La Gazzetta dello Sport rivela i nove nomi individuati dalla dirigenza piemontese per coprire questi tre ruoli. Si tratta di tutti profili di livello altissimo, scoprili sfogliando la nostra gallery. 1. Costa 50 milioni, Benoit Badiashile. 2. L'erede di Chiellini, Gabriel Magalhães. 3. Il preferito in difesa, Pau Torres. 4. Vecchio pallino, Alejandro Grimaldo. 5. Occasionissima a zero, Evan Dicà. 6. Pista per l'estate, Rami Bensebaini. 7. Sogno proibito, Antoine Griezmann. 8. Accordo vicino, Christian Pulisic. 9. Colpo dal Real, Marco Asensio. La Juventus a gennaio si troverà alle prese con diverse scelte difficili, una di queste potrebbe riguardare una cessione a sorpresa. Squadra che vince non si cambia, ma quando le cose non vanno esattamente come ci si aspetterebbe, possono avvenire anche dei cambiamenti piuttosto rilevanti. La dirigenza bianconera, dal primo giorno in cui aveva riportato Allegri a Torino, aveva in mente un ambizioso progetto di rilancio del club sia tecnico che finanziario. Diverse cose, però, sono andate storte. Ora si deve pensare solamente a risollevare la squadra da una situazione molto complicata, soprattutto in Champions. Tutti sono sotto esame. Calciatori, tecnico e pure la dirigenza stessa. I vertici bianconeri hanno compreso che potrebbe essere necessario qualche sacrifico eccellente per tornare ai livelli che competono alla vecchia signora. Ecco perché stupisce fino ad un certo punto la notizia che sta circolando in queste ore. La Juventus potrebbe cedere alle lusinghe dei club inglesi per Manuel Locatelli. L'ex Sassuolo, acquistato per farne il perno della Juve del futuro, non è considerato imprescindibile da Allegri e visti i tanti estimatori del classe 98, è normale che si stia pensando ad ascoltare le proposte più interessanti. Come raccolto dalla nostra redazione, l'Arsenal starebbe per presentare un'offerta ai bianconeri per il giovane centrocampista. I Gunners non hanno problemi di liquidità. Qualora dovessero riuscire ad assicurare una cifra fra i 35 e i 40 milioni, la Juve si vedrebbe costretta ad accettare. Magari la vecchia signora proverà a posticipare l'affare a giugno, quando avrà più tempo per trovare un sostituto di livello, ma da quanto ci risulta, l'Arsenal ha fretta di assicurarsi Locatelli già a gennaio. Per uscire dalle sabbie mobili bisogna anche saper prendere delle decisioni coraggiose e la cessione del numero 5 bianconero potrebbe essere una di queste. Come detto, tutto dipenderà dall'entità della proposta inglese.